Cari fratelli e sorelle, tra pochi giorni, con l'aiuto di Dio, sarò in mezzo a voi in Corea. Vi ringrazio fin d'ora per la vostra accoglienza e vi invito a pregare insieme con me affinché questo viaggio apostolico porti buoni frutti per la Chiesa e per la società coreana. Alzati, risplendi. Con queste parole che il profeta rivolse a Gerusalemme, io mi rivolgo a voi. È il Signore che vi invita a accogliere la sua luce, a coglierla nel cuore per rifletterla in una vita piena di fede, di speranza, d'amore, piena della gioia del Vangelo. Come sapete, vengo in occasione della sesta giornata asiatica della gioventù. Ai giovani in particolare porterò l'appello del Signore. Gioventù dell'Asia, alzati. La gloria dei martiri brilla sopra di te. La luce di Cristo risorto brilla come uno specchio nella testimonianza di Paul Hun Jisun e di 123 compagni, tutti martiri della fede, che proclamerò beati il prossimo 16 agosto a Seul. I giovani sono portatori di speranza e di energie per il futuro, ma anche sono vittime della crisi morale e spirituale del nostro tempo. Per questo vorrei annunciare a loro e a tutti l'unico nome nel quale possiamo essere salvati, Gesù, il Signore. Cari fratelli e sorelle coreani, la fede in Cristo ha messo radici profonde nella vostra terra e ha portato frutti abbondanti. Gli anziani sono i custodi di questa eredità. Senza di loro i giovani sarebbero privi di memoria. L'incontro tra gli anziani e i giovani è garanzia del cammino del popolo. E la Chiesa è la grande famiglia in cui tutti siamo fratelli di Cristo. Nel suo nome vengo a voi, nella gioia di condividere con voi il Vangelo dell'amore e della speranza. Signore, vi benedica e la Vergine Madre mi protegga.